È la diocesi dei due mari perché è bagnata dallo Ionio e dall'Adriatico e la sua denominazione risale al 1 agosto 1959, come richiesto dal vescovo Giuseppe Ruotolo. Bentrovati spettatori e spettatrici, oggi siamo nella chiesa di Ugento Santa Maria di Leuca e ne racconteremo le bellezze. Ci troviamo lungo le ultime propaggini delle Serre Salentine, che sono delle elevazioni collinari che caratterizzano molto questa parte estrema della Puglia. Siamo alla punta dello stivale dell'intera penisola italiana, abbracciati in gran parte dal Mar Ionio e a nord dalle acque del canale d'Otranto che incontrano quelle del mare Adriatico. Un territorio che ha favorito e accolto in ambito preromano la civiltà messapica. E Ugento, l'attuale sede episcopale, ha rappresentato proprio in quel periodo una delle città più grandi dell'ambito messapico, sede della zecca, e pensate che le antiche mura megalitiche contenevano quindi un ambito urbano di oltre 140 ettari. Un'altra realtà messapica era quella di Vereto, sempre in cima quindi ad una serra, e caratterizzata anche dalla presenza di uno sbocco portuale a Torre San Gregorio. Ed è qui che abbiamo una continuazione, quindi sia nell'ambito romano e poi quindi anche nell'ambito della cristianizzazione, che nel nostro territorio assume dei connotati ovviamente di matrice orientale e bizantina. Nella stessa chiesa dove ci troviamo, una delle più antiche nel nostro territorio, che ricadeva nel comprensorio alessanese, è dedicata a San Giovanni. Una chiesa che risale, soprattutto nel suo impianto più antico, al VI secolo. E proprio qui, di fronte alla facciata, di fronte all'ingresso, abbiamo un altro monumento caratteristico, un unicum, possiamo dire, del territorio pugliese, che è il monumento delle 100 pietre, probabilmente un cenotafio funebre realizzato proprio con i conci di calcarenite rilevati e procurati nel corso del Medioevo proprio dallo spoglio degli edifici messapici dell'antica Vereto. Ed è qui che nel nostro territorio diocesano, proprio nel contesto bizantino, nel milieo greco, è fiorito appunto l'architettura e la maniera pittorica anche ispirata al mondo bizantino. Considerando anche un'altra chiesa che ricade proprio nel territorio ugentino, che è la chiesa di Sant'Eufemia. Come vediamo, un culto già dal nome che va a richiamare l'Oriente, soprattutto la Santa Martire Eufemia di Calcedonia. Con l'arrivo dei Normanni nel Medioevo abbiamo le prime attestazioni anche documentali sia ad Ugento che anche ad Alessano, e ripeto, erano due realtà separate fino al 1818. In questo contesto inizieranno a svilupparsi anche le due cattedrali nell'ambito romanico pugliese, che è un'architettura di matrice occidentale che i Normanni introducono nell'ambito appunto pugliese e materano. E via via si inizierà quindi un processo, seppur molto lento nel nostro territorio, di latinizzazione non solo del culto ma anche delle maniere artistiche. Ad esempio abbiamo già verso il 400 la realizzazione anche di oggetti importanti per il culto. Uno degli esempi sicuramente rappresentativi è la croce del maestro di Barbarano, che si conserva appunto nella parrocchia di San Lorenzo, oppure le prime affrescature di stampo gotico che le possiamo riscontrare ad esempio nel santuario di Santa Marina a Ruggiano, o introdotte anche dal monachesimo occidentale, in particolar modo dai frati mendicanti, come nella chiesa dei Francescani Neri a Specchia. E per non parlare anche dell'architettura, come la facciata della chiesa di Santa Maria della Strada a Taurisano, che va proprio a richiamare un contesto di stampo angioino. Ed è quello appunto il momento feudale di transizione, che dal periodo normanno-svevo arriveranno le nuove conquiste angioine e poi aragonesi. Con il 500 infine assisteremo ad una riorganizzazione sistematica amministrativa dei due territori diocesani, favoriti grazie anche
ai dettami, ai decreti del Concilio di Trento, e iniziamo ad avere anche una fotografia più nitida delle vicende storiche del territorio, per l'appunto del Capodileo che è del Basso Salento, grazie alla presenza e all'inizio anche della pratica dell'archiviazione degli atti di tipologia religiosa, anche da parte dei vescovi che iniziavano a compilare le visite ad Limina e che ci aiutano alla ricostruzione ovviamente storica di queste popolazioni e di quei momenti anche dell'Evo moderno. Un periodo che è quello che parte dal 500 e dal 700, in cui i vescovi di Alessano, ad esempio, inizieranno a intraprendere dei lavori di riqualificazione del santuario di Leuca, che intanto nel 1624 era stato incendiato da uno dei tanti attacchi causati dalla pirateria turco-ottomana e che verrà fortificato proprio durante l'episcopato del vescovo Giovanni Giannelli di Alessano, che lo ha dotato anche di alcuni sistemi difensivi che lo hanno appunto tutelato nel corso dei secoli a venire. Difatti la pittura realizzata, attribuita a Jacopo Palma il Giovane, è ciò che rimane per l'appunto dell'incendio causato nel 600, le cui fiamme si sono per l'appunto spente intorno al volto della Vergine e del Bambino. Il periodo, possiamo dire, della tridentinizzazione porterà poi anche alcune novità introdotte dai tantissimi insediamenti religiosi, dai carmelitani ai domenicani, alle famiglie francescane, anche ai frati minimi, che inizieranno appunto un percorso di evangelizzazione, appoggiandosi anche all'utilizzo dell'arte, che nella metà del 600, ma ancora nel 700, si esprimerà nelle forme del barocco leccese, grazie anche all'ausilio della nostra pietra locale, la calcarenite, che si presta appunto alle forme e ai dinamismi, ma soprattutto a raccontare attraverso le immagini e le narrazioni evangeliche che servivano per l'appunto all'ambito ecclesiastico per favorire l'evangelizzazione delle popolazioni. Arrivati all'inizio poi del XIX secolo, per effetto del concordato tra la Santa Sede e la Real Casa Duo Siciliana, la diocesi di Alessano verrà soppressa e annessa a quella di Ugento, dove verrà tra l'altro eletto il primo vescovo della diocesi unita, che è appunto Monsignor Camillo Alleva. Sono Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione Don Tonino Bello. La Fondazione nasce perché Don Tonino desidera che nella sua casa si costituisca un centro perché si diffonda, specie nelle nuove generazioni, la cultura della pace, della non violenza, della solidarietà. Il suo testamento decide di lasciare questa casa, la sua casa, perché si costituisca appunto questo centro che diventa poi una fondazione. Già all'indomani della sua morte i familiari, Trifone e Marcello Bello, con un gruppo di amici si incontrano da subito e decidono di mettere su in questa casa un laboratorio di idee allo scopo intanto di far conoscere Don Tonino, perché la memoria di Don Tonino venga conservata. E in questo servizio, diciamo, la spinta viene data notevolmente da tutti gli amici di Don Tonino, da un popolo che viene qui costantemente sulle orme di Don Tonino per incontrare, per conoscere la sua casa, per incontrare i familiari, per incontrare gli amici, ragion per cui ogni giorno, giorno dopo giorno, si costituisce un gruppo sempre più ampio, sempre più aperto, che ha questi obiettivi. Ho incontrato Don Tonino quando ero bimbo, essendo del suo paese, avendo la mia casa natale a pochi metri da questa casa. Poi ho avuto l'opportunità di continuare a frequentarlo
in diocesi chiaramente, nella nostra parrocchia dove lui veniva, la fortuna di averlo a scuola come mio docente, la possibilità di poter dialogare con lui, di poter affrontare le problematiche che nel post 68 in qualche modo si vivevano, accettare di parlare con lui della fede e delle sfide che la fede poneva già in quegli anni e capire che bisognava incontrare Dio nelle persone che abbiamo tutti i giorni di fronte. Don Tonino era un uomo che aveva una cultura notevole, ma grazie a questo probabilmente era anche una persona mite. Era l'uomo delle beatitudini, era la persona che ci ha aiutato a leggere la storia dell'uomo e la storia di Dio in modo nuovo e ci ha probabilmente migliorati, ci ha aiutati a diventare uomini più vicini agli altri e più vicini al Vangelo. La presenza di Don Tonino in questa terra è stata fondamentale perché ci ha aiutato intanto a scoprire il Concilio Vaticano II in una terra che culturalmente in qualche modo era legata più che altro al passato, più che guardare al domani. Don Tonino, pur essendo l'uomo della tradizione, capiva che bisognava comunque guardare al domani, guardare avanti, e quindi i valori del passato non venivano trascurati. Contemporaneamente non soffriva di retrotopia, nel senso che ci aiutava a vedere oltre l'orizzonte, e questo lo faceva con la forza del Vangelo e con la forza della fede e con la forza della cultura. Era un uomo sicuramente, era un uomo di fede, ma un uomo che capiva che bisognava anche attraverso lo studio entrare nello spessore grigio della storia per poter portare la buona novella. Sono Don Gigi Giardo, parroco della Chiesa Collegiata del Santissimo Salvatore in Alessano. Con Don Tonino ho avuto un rapporto strettamente personale sin da quando ero ragazzo. Poi l'ho avuto come educatore in seminario, nel seminario minore di Ugento per 4 anni, docente di italiano, latino, greco e matematica. Ma poi il rapporto è continuato perché durante le vacanze lui era qui ad Alessano, io tornando dal seminario anche mi trattenevo qui in parrocchia ad Alessano. Quando veniva da prete e da vescovo pregava nella nostra chiesa passeggiando da una navata all'altra recitando i salmi del breviario. Un uomo innamorato di Gesù Cristo, ma appassionato dell'uomo, partendo sempre dagli ultimi. Gli uomini di fede, le persone che hanno costituito un ponte. E un pastore che guarda al domani vive nei momenti in cui vede che la sua chiesa non riesce a stare al passo con i tempi. Per cui anche durante il suo periodo a Molfetta l'ho visto soffrire molte volte quando anche chi stava accanto faceva fatica in qualche modo a seguirlo. Aveva un passo troppo lungo, come tutti i profeti, e gli si faceva fatica a stargli dietro. Lui guardava, invocava la presenza anche a Roma di un principe della carità. Desiderava che a Roma che si facessero passi avanti anche da questo punto di vista, della serie che la Chiesa di Francesco in qualche modo l'ha desiderata, l'ha invocata, l'ha voluta, e oggi sarebbe, e sarà, oggi è, perché a me piace parlare al presente, felicissimo di vedere questi nuovi passi avanti della nostra Chiesa. È un pastore che ci raggiunge dal futuro, che incontriamo in cammino, perché ci precede, ci aiuta a capire quali sono i percorsi che dobbiamo attraversare, che dobbiamo fare, i sentieri che dobbiamo attraversare, perché si possa in questo momento accettare le sfide della storia, che sono sfide che lui ci aveva già preannunciato. Ricordo spesso e volentieri che già parlando del terzo millennio ci diceva come le migrazioni dei popoli,
la catastrofe atomica, la catastrofe ecologica, erano sfide dentro il Vangelo, che erano dentro appunto il messaggio di Dio e con le quali avremmo dovuto fare i conti per costruire una nuova umanità. Oggi io vi posso dire che noi, io come parroco, ma anche tutti i miei collaboratori, siamo impegnati nell'accoglienza. Si avvicenda tantissima gente, gruppi parrocchiali, diocesani, vescovi che vengono con i loro sacerdoti, ma anche tante persone singole che desiderano trattenersi per qualche tempo sulla sua tomba, proprio per un'esperienza forte di Dio. In modo particolare sono giovani che vanno dai 18 ai 30, 35 anni, ma anche tante persone singole. E poi sulla sua tomba sono maturate tante vocazioni. La sfida di Don Tonino con i giovani è stata una sfida importante. Intanto perché con i giovani non è stato soltanto maestro, è stato accanto ai giovani, è stato maestro e testimone. Secondo, perché ai giovani ha dato sempre fiducia al punto tale che con noi giovani la sua relazione era tale che noi vedevamo Don Tonino accanto, non Don Tonino dietro la cattedra. E quindi ci sentivamo anche persone capaci di dare qualcosa, anche ad una persona che dalla cui statura era veramente notevole, era veramente importante. Poi Don Tonino faceva intravedere ai giovani nuovi orizzonti, nuove realtà, scommetteva sulla fragilità dei sogni dei giovani e ci ha sempre ricordato che le rivoluzioni nel mondo, le rivoluzioni mitiche, sono le rivoluzioni vere, quelle che cambiano la storia, sono state sempre portate avanti da giovani. Pensiamo un attimo a Francesco di Assisi e a tutto quello che Francesco ha significato per l'umanità e significa ancora oggi per tutti noi. Aver conosciuto Don Tonino significa non perdere mai la speranza e avere la consapevolezza, come diceva lui, come ci ricordava lui, che la speranza è una bambina dai piedi scalzi. Quindi la speranza è fragile, è un sogno fragile, ma su questo sogno noi dobbiamo scommettere oggi e dobbiamo dare un nome nuovo alla speranza, o forse il nome di sempre. Il nome della speranza oggi è la pace. È un uomo di Dio, innamorato di Dio e appassionato degli uomini, uno che non si è mai lasciato circoscrivere dal ruolo, una persona immediata. Eccellenza, lei è in questa diocesi dal 2010. Che chiesa è quella di Ugento, Santa Maria di Leuca? Geograficamente è una chiesa che è, diciamo, alla periferia o comunque al sud della Puglia. Dal punto di vista invece della sua identità, è una chiesa che, stando ai confini, sta in relazione. L'immagine che solitamente, diciamo, noi riprendiamo da Don Tonino, ripresa poi dopo dal Papa, è l'immagine della Chiesa Finestra, cioè aperta soprattutto al Mediterraneo, aperta alle culture che sono dall'altra parte del Mediterraneo e quindi a tutto il mondo che riguarda il Medio Oriente, riguarda l'Africa del Nord e anche dall'altra parte alla Grecia, il popolo, diciamo, alla cultura ortodossa. Quindi, diciamo, una Chiesa che ha questa forte identità di essere non soltanto il punto conclusivo, ecco, della Puglia, ma di apertura soprattutto a questa realtà nuova e soprattutto adesso poi con le vicende che riguardano il Mediterraneo, penso ci si troviamo non più alla fine, ma al centro di eventi, di tradizioni e di culture. Entriamo più nel dettaglio. Quali sono le sue bellezze e quali invece i punti di fragilità?
Beh, certamente la bellezza paesaggistica e geografica è quella che più immediatamente appare. D'altra parte, per questo lo sviluppo del turismo si è incrementato in questi ultimi anni. Però accanto a questo c'è certamente la cultura di questo popolo, che è un popolo certamente accogliente, lo è stato per tradizione, è un popolo capace di instaurare relazioni. E quindi c'è una dimensione culturale che è particolare di questo territorio geografico e di questa gente che vive in questo territorio, oltre poi dopo alla ricchezza storico-artistica. Il barocco salentino, diciamo, e poi anche il suo territorio è abbastanza rinomato come un esempio di bellezza che si è stratificato nel tempo e che dà identità, dà cultura a questo territorio. Quello che riguarda gli aspetti, diciamo, problematici, innanzitutto quelli sociali, il lavoro, la mancanza di lavoro, i giovani che sono costretti, diciamo, ad andare fuori di questo territorio, quindi una sorta di desertificazione del territorio, la mancanza di nuove nascite, la denatalità, e tutto questo naturalmente contribuisce a rendere piuttosto problematico, almeno per il futuro, un territorio che di per sé merita di essere, come dire, di trovare uno sviluppo maggiore. Su che cosa ha concentrato, su che cosa concentra il suo lavoro qui? Ma io, diciamo, l'ho inteso fin dall'inizio, come dire, come lo sviluppo del motto episcopale. Quando un vescovo, diciamo, viene nominato vescovo, sceglie una frase del Vangelo o un'altra frase. Io mi sono imbattuto nei miei studi di teologia nella frase di San Paolo, ripresa da Santa Teresa della Santa Elisabetta della Trinità. La frase è questa: in laudem glorie. E San Paolo, nell'inno agli Efesini, ripete 3 volte questa espressione, tanto che Elisabetta della Trinità l'ha fatta sua come nome proprio. A me è molto piaciuta. E che cosa vuol dire? Vuol dire fare tutto a gloria di Dio. Che cos'è questo tutto? E cos'è appunto il ministero che io ho cercato in questi anni di sviluppare attorno a quest'idea, diciamo, centrale? La gloria di Dio innanzitutto si realizza attraverso la liturgia, per cui abbiamo fin dall'inizio puntato sulla centralità dell'azione liturgica, anche perché, bisogna ricordare, il Concilio Vaticano II ha emanato il suo primo documento proprio sulla liturgia. E Benedetto XVI, in alcuni suoi interventi, ha sottolineato che non si tratta soltanto di un primato cronologico rispetto a tutti quanti gli altri documenti, ma si tratta di un primato che dà un senso complessivo a tutta la riflessione del Concilio Vaticano II, cioè tutto deve essere una grande lode, una grande liturgia, una liturgia cosmica, se possiamo dire così, storica al Signore. Quindi abbiamo puntato su questo, cioè sul dare valore nella vita della Chiesa, delle parrocchie, alla bellezza che deve trasparire dalla liturgia. Naturalmente questo però, con tutto quello che rappresenta, diciamo, l'aspetto che si collega alla liturgia, la restaurazione delle chiese, si è fatto un grande lavoro su questo, dalla cattedrale a tante altre chiese, perché la bellezza della liturgia deve essere non soltanto nel rito, nell'azione liturgica, ma anche nel luogo dove viene celebrata. La bellezza poi dopo della lode di Dio sta soprattutto poi nell'uomo. Quindi il secondo aspetto fondamentale del mio cammino magisteriale è l'attenzione sociale. Perché come dice Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo vivente, ma quale uomo? Quello concreto. Da questo punto di vista abbiamo sviluppato molto l'attività caritativa. Abbiamo anche ristrutturato un luogo per dare centralità anche dal punto di vista logistico alla dimensione della carità, con tutti gli interventi di microcredito, di attenzione alle fragilità,
contro l'usura, insomma una serie di azioni mosse appunto per dare valore all'uomo, alla sua umanità attraverso gli aiuti che noi come Chiesa abbiamo potuto mettere in atto. Io sottolineo sempre che non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare dei segnali, dei segni di speranza. E l'altro grande elemento è quello del microcredito, cioè di dare speranza ai giovani che vogliono trovare delle occupazioni o inventarsi un lavoro qui. E sono stati, diciamo, realizzati diversi elementi positivi. Il terzo aspetto riguarda la dimensione del turismo. Ovviamente siamo in una zona del genere e per questo, diciamo, abbiamo pensato alla Fondazione Parco Culturale Ecclesiale, che ha il compito proprio di raccogliere diverse forze, diverse iniziative per dare unitarietà a tutta l'azione che viene proposta sia a livello civile come anche a livello ecclesiale per accogliere le persone e per presentare non soltanto l'aspetto, diciamo, geografico, storico-geografico, ma per presentare la comunità, perché chi viene, il turista, non è soltanto colui che vuole soltanto ammirare la bellezza della natura, ma vuole entrare in un circolo sociale, in una cultura, in una dimensione propriamente umana. Direi che soprattutto su questi tre orizzonti abbiamo portato la nostra azione pastorale. Come procede il cammino sinodale? Direi abbastanza positivamente. L'anno scorso, nel primo anno, noi venivamo dopo aver vissuto la visita pastorale, poi c'è stato il periodo del Covid e l'anno sinodale, il primo anno sinodale è stato come una ripresa della visita pastorale. Io ho potuto girare tutte le comunità parrocchiali e anche le scuole, quindi è stato come riprendere il discorso che in parte avevamo, come dire, interrotto per il Covid. È stato un momento estremamente significativo, cioè è stato un vero ascolto. Io, diciamo, sono andato nelle parrocchie, nelle scuole, ma principalmente per mettermi in ascolto, non per parlare. È stato un momento molto fecondo, anche per me naturalmente, perché il contatto con le comunità, l'ascolto delle persone, molto spesso diciamo, la gente parla con un linguaggio molto semplice, però ho notato che nonostante la semplicità colgono gli aspetti fondamentali, alcuni aspetti problematici del nostro tempo e soprattutto li ho visti, come dire, ripetersi nei tanti incontri. Quindi voglio dire, c'è anche una certa maturità nell'analisi delle situazioni. Ora, quest'anno invece, con i cantieri di Betania, c'è un altro sviluppo. E abbiamo pensato di muoverci su un binario, da una parte incrementare nelle parrocchie l'apertura al territorio, quindi abbiamo chiesto a tutte le comunità di fare dei centri di ascolto, di allargare un po' l'ascolto non soltanto ad intra ma anche ad extra. E poi a livello diocesano invece abbiamo pensato di sviluppare soprattutto tre linee. Prima quella della formazione, quindi il Consiglio Pastorale, il Consiglio Presbiterale, nella prossima settimana teologica si focalizzeranno soprattutto sull'aspetto appunto formativo. Secondo aspetto, quello della scuola, l'importanza di, come dire, di rivalutare l'azione educativa che lo Stato, la società e la Chiesa, diciamo, svolgono all'interno della scuola, tenendo conto soprattutto di quelle problematiche che riguardano i giovani e che vengono continuamente richiamate. E il terzo aspetto riguarda il tema delle fragilità. In questo noi ci siamo collegati per la scuola con l'istituto provinciale, no? Con l'autorità, diciamo, maggiore che c'è nella provincia, in modo tale che il dialogo sia con gli operatori della scuola, cioè i professori, i dirigenti, oltre che ovviamente con gli alunni e con le famiglie. Quindi un ascolto, direi, a largo raggio. Una cosa analoga abbiamo cercato e cercheremo di fare per la riflessione sulle fragilità.
Abbiamo contattato i sindaci, i responsabili, diciamo, dell'ANCI, delle altre strutture, diciamo, a livello, diciamo, provinciale, in maniera tale che sia un confronto, un colloquio, anche un ascolto reciproco delle difficoltà che troviamo in campo lavorativo, in campo sociale e soprattutto poi dopo in campo anche delle diverse fragilità che ci sono gli anziani, i malati e gli altri, in modo tale da avere un quadro preciso, migliore, diciamo, della situazione in cui si trova a vivere la nostra Chiesa diocesana.